no, se questa è la logica, Giuseppe, siccome sono insoddisfatto di come viene gestito il conflitto russo-ucraino dalla NATO, sono filo putiniano. Fatelo scrivere agli altri. Allora, se vogliamo parlare di rispetto del diritto internazionale, non lo possiamo chiamare in causa solamente quando il diritto internazionale ci aiuta a sostenere le nostre tesi. Sì, va bene, ma andiamo indietro, ma siamo d'accordo che nel febbraio 2022 che ci manca un russo. Ragazzi, dai. Vogliamo costruire un paese che si basi sulla giustizia sociale e ambientale, quindi per rispondere il punto non è la sommatoria Bonelli, Fratoianni, Renzi, Calenda, Schlein, il punto oggi è come costruiamo un programma che dia risposte sulle questioni sociali, sul salario minimo, sulla grande questione legata alla crisi climatica, sulla politica energetica che non può prevedere per noi il nucleare. Noi dobbiamo recuperare quella credibilità, prima di tutto la credibilità, e ribadisco, non è un problema di sommatorie, di cognomi o di sigle, ma un problema di recupero di credibilità che passa attraverso il programma. Vorremmo che il palco di stasera fosse l'anima di una coalizione alternativa a questa destra, che lavorasse a cercare le massime convergenze possibili per offrire un'alternativa a questo paese. È possibile ed è insieme necessario. La discussione sul perimetro, in quella forma, quella del chi c'è e del chi non c'è, non ci appassiona per niente. Calenda ogni giorno fa un'intervista per dire che con quelli non governerà mai. Adesso l'altro governa qua e là con la destra, insomma, basta. Ripeto, però basta. Ma il tema non è quanto è largo, il tema è che bisogna cominciare a coltivarlo questo campo e quindi a parlare di temi, a parlare di politica, a uscire dal gioco solamente delle foto. Bisogna cominciare a fare un tavolo permanente delle forze che vogliono creare una coalizione di alternativa di governo a questa destra. Manco la birra in pace, no? Davvero. Salute. Salute, ragazzi. Salute. E così scontiamo questo. Peccati, l'abbiamo fatto.